È stato inaugurato lo scorso fine settimana Impressioni d'Arte 2019, il festival della multivisione delle arti multimediali a Orciano di Pesaro, nel comune di Terre Roveresche. Due sono stati gli appuntamenti di domenica 30 giugno che hanno aperto l'evento. Il primo, una mostra fotografica intitolata Istanbul, poesie di una città, curata dall'artista padovano Ferdinando Fasolo. Se uno ha una passione, se uno ha... ama la vita, ama la gente, ama le città, si lascia trasportare, cioè senza pregiudizi, va dentro la città e si lascia coinvolgere. Alla fine non siamo noi che andiamo incontro alle fotografie, ma sono le fotografie che ci vengono addosso. All'inaugurazione della mostra è seguito uno spettacolo delle immagini a cura di Roberto Tibaldi, autore di reportage di viaggi e già presidente dell'Associazione Italiana degli Autori di Multivisione Artistica. L'emozione della multivisione è proprio un'idea di far vedere con 10 opere di generi molto diversi uno dall'altro che cosa si può trasmettere, quali emozioni si possono trasmettere con questo mezzo espressivo. Un grande impegno anche per Officina degli Artisti, che organizza il festival da 14 anni con l'obiettivo di diffondere la cultura e le bellezze che ci circondano. La prossima iniziativa è prevista per sabato 6 luglio alle 21:15 in piazza Garibaldi con Stesso Mare Trio, un gruppo di musicisti che si esibirà in un concerto di musiche etniche con uno spettacolo di multivisioni. Il suo progetto è quello di riunire i giovani delle due sponde dell'Adriatico, fanno moltissimi incontri di questo genere per far conoscere il più possibile la musica che unisce i popoli e i ragazzi.